Che cosa abbiamo alle nostre spalle? Alle nostre spalle abbiamo il vino che dorme, che sta riposando e sta facendo dei bei sogni, che è qua che sta invecchiando per minimo 2 anni per quanto riguarda il Brunello e poi per quanto riguarda il Rosso 10-11 mesi. Il 1° gennaio del 2009 sarà in campo una grande annata per il Brunello di Montalcino. Il 2004 è un'ottima annata, sarà ricordata negli anni per la sua longevità sicuramente, perché si presenta un vino con un giusto equilibrio, una buonissima acidità, dei tannini molto fini, quindi sarà uno di quei vini, uno di quei Brunelli che durerà nel tempo per tanti anni. Memorabile come le annate 97, 85, 95, 90, 95. sì, sarà un vino comunque da collezionare e da far rimanere in cantina per tanti anni. Qualche curiosità più tecnica, azienda talenti, botti, vetri e tappi. Botti francesi, piccoline, 500 litri massimo, mediate da botte di Slavonia con di media grandezza. Quindi diciamo che uniamo la tradizione, i pilastri importanti della botte grande tradizionale di Montalcino, all'innovazione che è un legno un po' più piccolo. Vetri obbligatoriamente bordolese con tappo in sughero. Tappo in sughero di prima scelta, Fresco. quindi fresco, senza nessun lavaggio, senza il più possibile naturale, per non andare in qualche modo a intaccare la qualità del prodotto. E poi speriamo sempre nel buon Dio, perché comunque all'interno della bottiglia non ci siamo e le varie sfumature che assume negli anni, queste si vedono solo stappando una bottiglia. Prendiamo un Brunello di Montalcino Talenti del 1990 e chiediamo a Riccardo, che ne è il produttore, com'è va fatta la corretta ossigenazione. Allora, personalmente l'ossigenazione dei vini non deve superare l'ora di tempo, perché comunque mi piace vedere il cambiamento del vino all'interno del bicchiere, quindi averlo davanti agli occhi e annusarne le varie sfumature nel tempo. Quindi per i vini comunque di un certo invecchiamento consiglierei una stappatura un'ora prima, una decantazione, lasciare in bottiglia e poi dopo, al momento del servizio, degustarlo lungo la scena, durante la scena per un'ora, 2 ore. Un appassionato di vino che si vuole avvicinare ad un prodotto di top classe come è il Brunello di Montalcino, quali strade deve percorrere? Venire a Montalcino, per prima cosa è venire a Montalcino e vedere come lavoriamo, in che ambiente crescono le viti, come viene maturato il vino, con quale passione facciamo il vino e poi magari in un ristorante trovarci di fronte a una bottiglia, una buona bottiglia, stapparla e parlare, bere e mangiare. Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Come avete fatto a convincere un produttore come Patrizio Cencioni ad assumere questa responsabilità? Beh, abbiamo accostato due pilastri storici di Montalcino, uno che era la tradizione del produttore e uno che erano i fondamenti del Brunello.
Sangiovese e tradizione, quindi Brunello e Cencioni.